Mi sembra che eravamo arrivati qui, giusto? Sì. Allora, c'è, dove ovviamente l'ingresso viene uscito su ogni faccia, quindi sulla X, la Y e la Z, ho scritto solo la X, ovviamente la Y e la Z sono le stesse, o meglio sono analoghe, non le stesse. E poi avevamo sviluppato questo pezzo, ovviamente queste e queste se ne andavano, avevamo sviluppato questo e quindi qua c'era meno per meno, quindi più, derivata rispetto al dx di k dt su dx, perché era meno per meno quindi diventa più, si trovate, quindi c'era meno qua e meno qua, per ovviamente questo è per dx, quindi diventa per dx dy dz più puntini puntini, diciamo tutto questo. Questo era il punto in cui ci eravamo fermati. Per cui alla fine abbiamo, nel caso in cui il... Possiamo già iniziare oppure... Allora, quindi qualora ovviamente possiamo ritenere che il mezzo sia isotropo, non abbiamo più una kx, ky, kz, ma abbiamo un'unica k, quindi possiamo portare k fuori il segno della derivata e quindi abbiamo k che moltiplica d quadro t su dx al quadrato più d quadro t su dy al quadrato più d quadro t su dz quadro. Ovviamente posso anche dividere tutto per dx, dy, dz, anche qui, scusatemi ragazzi, c'era dx, dy, dz, mi trovate, perché era rho per dv, era la massa, era mc delta t, quindi qua anche qua c'erano dx, dy, dz, vi ricordate? E quindi possiamo dividere tutto per il dv per, e quindi abbiamo k che moltiplica tutto questo più un punto terzi uguale a rho per c per dt su dθ, cioè ovviamente t è, ricordo la t era una funzione di x, y, z e θ, quindi era funzione dello spazio e del tempo, quindi era un campo, scalare ovviamente. E quindi possiamo ancora scrivere che il nabla quadro di t più u punto terzi diviso k uguale a 1 su a dt su dθ, dove ovviamente abbiamo denominato a il rapporto tra k diviso rho per c. Questo coefficiente a, questa sua proprietà a, viene denominata diffusività termica. Allora, è chiaro che voi questo operatore già l'avete... Allora, ci siete ragazzi? Questa equazione è un'equazione molto importante. Prende il nome di equazione generale della conduzione. Erogazione differenziale che vi consente, se avete ovviamente delle condizioni al... delle condizioni al contorno, vi consente di risolvere il campo di temperatura. Abbiamo detto che di fatto molto spesso voi avete già avuto dei problemi, li avete risolti, immagino, problemi matematici di questo tipo, giusto? Voi ragazzi avete risolto delle equazioni differenziali? Sì. E quindi già avete, diciamo, in matematica avete, diciamo, idea di che cosa dovete fare per, diciamo, per ovviamente risolvere questo tipo di equazione. Ovviamente vedremo quali sono le tipiche condizioni al contorno che daremo sul, diciamo, sulla temperatura per risolvere questo tipo di problema. Allora, al di là, diciamo, delle risoluzioni che guarderemo tra un po',
questa equazione è, dicevo, estremamente importante e assume forme particolari in funzione anche del tipo di problema che abbiamo. Possiamo avere semplicemente un Laplaciano, quindi possiamo avere soltanto l'equazione di Laplace quando non c'è generazione all'interno del nostro sistema e quando il sistema non dipende dalla temperatura, cioè T non è più una funzione di x, y, z e theta, ma è soltanto una funzione di x, y, z. Questa è una situazione, per esempio, che si verifica in tutti quei casi in cui ovviamente abbiamo un regime stazionario, cioè la temperatura in ogni punto resta sempre la stessa. Ovviamente per risolvere questi problemi molto semplici abbiamo sempre bisogno delle condizioni a contorno che ci consentono di determinare ovviamente qual è il campo di temperatura all'interno del nostro dominio. Quindi se abbiamo un dominio qualunque, noi abbiamo bisogno di condizioni ovviamente su tutto il contorno del mio dominio. Bene, ovviamente. Quindi dovrò sapere qualche cosa sul mio contorno per poter risolvere questa equazione. E sulla base di questa equazione troverò il campo di temperatura all'interno di questo sistema. Ovviamente non studieremo dei sistemi così complessi, andremo a risolvere in questo momento, tra poco andremo a risolvere dei problemi monodimensionali, quindi qual è il campo di temperatura nel caso in cui c'è un'unica direzione a cui dipende la temperatura, oppure nel caso, per esempio, in geometria cilindrica, in cui per esempio invece di elettroni di questo tipo ho per esempio un tubo o un conduttore in cui devo sapere qual è la temperatura all'interno, ovviamente di questo campo. Va bene, per esempio qui dentro voglio sapere com'è la temperatura date le condizioni a contorno. Allora, questa equazione quindi è quella più semplice con cui andremo a lavorare e dovete lavorare tutti, anzi in particolare poi lavoreremo nella maggioranza dei casi o in coordinate cartesiane come vedete lì o in coordinate cilindriche o in coordinate sferiche. Le coordinate sferiche le vedrete un po' più là, le cartesiane e le cilindriche invece le utilizzeremo quasi da subito. La seconda equazione che potreste avere è quella invece lambda quadro di t uguale a 1 su a dt su dt. Fermo restando ovviamente questa tipologia di equazione che chiamiamo equazione di Fourier, prende il nome di equazione di Fourier, è un'equazione su cui dovremmo un attimo capire meglio tutti quanti noi adesso il significato di questa relazione. Però andrete a risolvere soltanto gli allievi del curriculum meccanico, quelli del curriculum elettrico, vi da sorridere, non faremo questa parte, la svilupperete nella prossima lezione. Però il significato fisico di questa relazione dobbiamo capire, no? Allora, che cosa può accadere? Che invece di avere un campo stazionario, avete un campo che può cambiare. Per esempio, cosa può accadere? Questo cilindro, invece di avere una temperatura imposta qui all'interno e all'esterno, come spesso accade, no? nei casi più semplici, avete una situazione che praticamente voi questo cilindro l'avete già scaldato, è uscito da una lavorazione e dovete fare un'operazione di tempra, dovete fare una situazione, dovete cambiare repentinamente la temperatura. Quindi un bel cilindro incandescente che già avete, lo prendete, lo mettete dentro, oppure una bella palla incandescente la prendete, la mettete nell'olio per esempio a temperatura più bassa. Allora, queste situazioni che vi servono a studiare cosa accade ovviamente nel caso in cui c'è un remettino, per esempio cambio delle temperature, quindi le temperature in questo caso non sono stazionarie ma cambiano, no? Avete una condizione iniziale in cui magari tutta la palla si trova a 500 gradi, la prendete, la immergete, gli date all'esterno questa palla, gli mettete una temperatura che è cambiata da 500 gradi, cambia subito a 50 gradi. Quindi ci sono delle, oltre alle condizioni al contorno, dovete dare delle condizioni iniziali. Quindi dovete dire quali sono le condizioni, come cambiano nel tempo, quindi quali sono le condizioni tempo varianti, e quindi dovete dare due condizioni, non soltanto le condizioni al contorno, ma anche le condizioni iniziali per poter risolvere queste equazioni. E questo è quello che vedrete nella prossima volta, con un'importante proprietà termodinamica che vi aiuta a studiare queste cose, che è la diffusività termica. Cosa rappresenta dal punto di vista fisico la diffusività? Rappresenta la capacità di un corpo a farsi attraversare dal disturbo termico.
Cioè, vuol dire che se io appoggio la mano su una superficie fredda, una superficie calda, quanto tempo impiega quest'onda termica a raggiungere, per esempio, i miei sensori di temperatura? Cioè, come diffonde all'interno della mano questo istituto termico? Questo lo posso sapere se conosco la diffusività ovviamente della mia pelle. E che cosa, da cosa dipende questa diffusività? Cioè, come viaggia il disturbo termico secondo voi? Cioè, come faccio ad avere contezza del fatto che dopo un secondo, per esempio, già la temperatura è arrivata, non ha attraversato un centimetro del nostro spessore, il corpo? Dipende ovviamente, se guardate da questa ovviamente relazione, capite subito la cosa dipende. Non dipende, come uno può immaginare in prima battuta, soltanto dalla conducibilità. Va bene, più il sistema, se è un metallo, ovviamente il disturbo termico subito si sentirà dopo un centimetro. Invece dipende anche, e inversamente proporzionale al ROC. Perché? Perché quando io appoggio questa superficie a una superficie calda, il disturbo termico ovviamente investirà subito il primo strato a contatto della superficie, quello lo sente subito, va bene? Però penetra questo disturbo termico, quindi c'è un flusso di calore che dipende da K e lo so bene, ma c'ho anche che cosa? Il fatto che quel concio, ovviamente, quando sentirà il suo disturbo termico, cosa farà in condizioni non stazionarie? Si dovrà cambiare la sua temperatura. Quindi funziona da accumulatore, quindi assorbe una certa quantità di energia per portarsi a quella temperatura, alla nuova temperatura. Ovviamente questo accumulo, che ovviamente rallenta il trasporto di energia, perché se per portarsi, se questo sta a 0 gradi, questo sta a 100 gradi la parete, per portarsi a 99 e quindi far continuare a fluire, ci metterà un certo tempo. Perché? Perché accumula energia. Come l'accumula? ROCE. Va bene? ROCE è questa capacità termica del vostro materiale, che ostacola ovviamente il propagarsi del disturbo termico. E quindi più il materiale è denso e ha un'elevata capacità termica, più ovviamente il disturbo rallenterà. Quindi evidentemente contrasta questa diffusione del disturbo termico, contrasta la conducibilità. C'è qualcosa che mi fa allergico, scusa. Non so se riesci a vedere. Poi la... Quindi dicevo, contrasta questa diffusività, appunto la densità e il calore specifico. Vi è chiaro fisicamente cosa accade? Cioè, se fosse un metallo e questa, e la roccia fosse praticamente molto molto bassa, questo disturbo attraverserebbe subito tutto il materiale. Evidentemente lo stesso materiale, per portarsi in temperatura, ha bisogno di energia, e quindi se la prende dal flusso che lo sta attraversando, quindi lo annulla prima di riportarsi in temperatura. Cioè c'è un accumulo, quindi il flusso, invece di essere trasferito al concio che gli sta accanto, prima viene assorbito per portare in temperatura quello strato e poi lo viene rilasciato a destra, e quindi ovviamente questo corrisponde a un rallentamento della propagazione. Chiaro fisicamente cosa succede? Quindi la diffusività termica, è sicuramente una proprietà molto importante in tutti i fenomeni transitori. Quindi nei fenomeni transitori ho bisogno non solo di guardare la conducibilità, che invece è ciò che mi rende, è l'unica proprietà importante nelle condizioni stazionarie. Quindi se io devo ragionare in condizioni stazionarie, qual è l'ostacolo alla diffusione del flusso? La conducibilità termica, punto. Evidentemente, se invece sto in condizioni non stazionarie, per il disturbo termico ho bisogno di conoscere anche la ROCE, quindi la densità e il calore specifico, che ovviamente mi ostacoleranno questo flusso, perché servono al sistema, al vostro materiale, per portarsi in temperatura. Questo approfondimento lo farete ovviamente nella prossima lezione di trasmissione del calore, in cui studieremo appunto come cambiano in funzione ovviamente anche delle condizioni iniziali le nostre, il nostro gradiente, i nostri campi di temperatura. E infine abbiamo
l'equazione, questa equazione che genera la conduzione può ancora essere, diciamo, semplificata in questa relazione che prende il nome di equazione di Poisson, che non studieremo, ma che è estremamente interessante anche per, soprattutto per gli elettrici, perché i fenomeni di generazione sono fenomeni che loro spesso incontrano, per esempio in un conduttore, per esempio attraversato da correnti, in cui per effetto Joule esiste una generazione di questo tipo. Ora, l'altra cosa che volevo fare prima di entrare un po' più in profondità su questa relazione è fare ancora qualche osservazione su questo operatore. Allora, noi abbiamo visto che il flusso Q punto, che abbiamo definito come potenza per unità di superficie, era sostanzialmente proporzionale a questo tipo di operatore, va bene? Perché abbiamo scritto questa relazione? Vi ricordo che questo, diciamo, operatore era il gradiente della temperatura, e ovviamente l'abbiamo anche espresso come, in un altro modo, come meno K derivata di T rispetto a dN con il versore N, va bene? Quindi abbiamo espresso questo vettore Q punto flusso termico, che abbiamo definito flusso termico, come il un vettore che è ortogonale alle isoterme, va bene? Quindi se la mia superficie isotermica va così, ovviamente io ho che il direzione verso mi vengono date da questo N, quindi che è ortogonale alla isoterma, e il valore di cui ovviamente di questo flusso è direttamente proporzionale al dt rispetto a dn, quindi a come varia la temperatura nella direzione normale, e ovviamente anche direttamente proporzionale alla conducibilità termica. Va bene? Quindi questo abbiamo detto che è equivalente a questa definizione. Questo gradiente infatti ci dà le tre, diciamo, coordinate. Vi ricordate? Avevo dt rispetto a dx con versore y, dt rispetto a dy nella direzione j, e dt rispetto a dz nella direzione k. Va bene? Quindi posso anche vedere le tre componenti di questo vettore come, diciamo, i tre pezzi, ovviamente t dx y, ovviamente tutti moltiplicati per k in questo caso, perché il k, abbiamo detto, nel caso in cui ho una isotropia del mezzo, ovviamente è lo stesso per tutti quanti. Quando invece questa, diciamo, non accade, ovviamente ognuno c'è il suo k, quindi c'è kx, ky, kz. Quindi posso vedere k come, diciamo, il flusso come meno k gradiente. Attenzione, perché noi qua su questo operatore abbiamo fatto in effetti la divergenza del gradiente, giusto? Quindi abbiamo ricondotto di nuovo a uno scalare quello che prima era un vettore. Nel fare questo, ovviamente, che cosa abbiamo fatto? È come se facessimo, abbiamo capito anche il significato fisico di questo operatore, che rappresenta nient'altro di, diciamo, la quantità di flusso che entra da una sola faccia, meno ovviamente quello che esce dall'altro lato. Questo è il significato di questo operatore. Cioè, io invece, mentre col Q punto vedo soltanto questo vettore qui, giusto? Quindi col gradiente, quando io vado a mettere su un punto, io vado a vedere esclusivamente il valore di quel vettore, giusto? E la sua direzione è verso, per come abbiamo detto. Ovviamente io qui vi ho messo nelle tre direzioni Q punto X, Q punto Y, Q punto Z, sono tre. Ora invece, quando vado a fare questo operatore, non faccio più, non è più il flusso. Che cosa rappresenta fisicamente questo operatore? È quello che ho sulla faccia di destra, quindi è come sta variando il flusso. Quello che sta a destra, ovviamente, è quello che sta a sinistra, quindi entrante, uscente, giusto? E quindi faccio le differenze poi sulle tre direzioni e ottengo che cosa? Ottengo quanto sta variando il flusso, diciamo, in questa cella elementare, giusto? Nelle tre direzioni dello spazio. Vi trovate, ragazzi? Guardate sopra, questo era questo meno questo, nelle tre direzioni. Quindi quel significato fisico di questo oggetto, il gradiente rappresenta questo vettore qui, Q
quindi rappresenta il vettore flusso. Quindi se io prendo in questo, diciamo, in un punto generico Q punto X, Q punto Y, Q punto Z, li metto tutte e tre insieme e mi tengo quello che è il vettore Q punto, come? Uguale a meno K gradiente di T. Questo è il significato, diciamo, del gradiente. Vi trovate? Qui invece che sto facendo? Come varia il gradiente, diciamo, questo gradiente, giusto? Quindi la divergenza di un gradiente. Quindi che cosa, diciamo, cosa mi rappresenta? La variazione di questo flusso in questa cella elementare. Chiaro? Ora, secondo voi, perché varia il flusso in una cella elementare? Perché può variare, diciamo, questo flusso? Sta scritto qua. O perché c'ho una generazione, cioè c'ho ovviamente della quantità di energia elettrica, chimica, eccetera, che si trasforma in energia termica. Quindi noi sappiamo che l'energia si conserva. Quindi se c'è solo un flusso di energia termica in condizione stazionaria, perché c'è conservazione di energia, come vedete, non può che essere uguale a zero, perché il flusso di energia termica che entra è uguale a quello che esce. Non c'è nessuna altra trasformazione, quindi non può che essere uguale. Se non siamo in condizioni stazionarie, può esserci un accumulo, ed è, diciamo, ovviamente questo sta qua. Quindi perché mai ciò che entra in termini energetici deve essere diverso da quello che esce? Perché non siamo in condizioni stazionarie, quindi c'è un accumulo di energia all'interno della mia cella, nel mio tetraedro di Cauchy, e quindi c'è questo. Oppure, terza ipotesi, abbiamo non una generazione di energia come semplicisticamente diciamo, cioè il termine generazione, ma una conversione, abbiamo detto l'altra volta, di energia, cioè c'è energia elettrica che si converte in energia termica, quindi io mi trovo che entra un watt, ne escono due, non perché produciamo energia, semplicemente perché dentro, c'ho una in questo, diciamo, elementino, c'è una conversione di energia elettrica in energia termica, R quadro, per esempio. Ma potrebbe essere una conversione di energia chimica, potrebbe essere qualunque cosa. Chiaro fisicamente cosa rappresenta questa equazione? Va bene? Perché se no non c'è alcuna differenza tra quello che avete fatto fino adesso di matematica, perché voi già le avete viste queste cose, però non avete dato un significato fisico a queste equazioni. Adesso voi avete che queste equazioni, che sono le stesse che voi sapete risolvere, che avete visto matematicamente, assumono un significato fisico, che è quello che è, diciamo, l'aspetto innovativo rispetto a quello, diciamo, che avete già studiato. Se non apprendete questa cosa, ovviamente diventa inutile anche sia la prima parte sia la seconda parte, cioè sia la parte matematica, perché, diciamo, diventa sterile fine a se stessa, sia questa parte qua, perché è una ripetizione ma non avete capito cosa c'è dietro dal punto di vista fisico. È chiara questa relazione, ragazzi? Posso andare avanti? Allora, a questo punto ricordiamoci, quindi a questo punto, per questo ricordiamoci che è un vettore, e quindi questo flusso io lo guardo come vettore. Nelle formulazioni che andremo a vedere, il laplaciano, ve lo scrivo di nuovo da qua, lo possiamo esprimere ovviamente in diverse coordinate, no? Allora, la prima coordinata, quella che è più normalmente, quella che c'è più confacente, è quella cartesiana, dt del quadro t rispetto a dx in un quadro più del quadro t rispetto a dz quadro. Questo è uguale a 0, ovviamente, diciamo, se no è uguale a più U più punto terzo. Cioè. Allora, questa formulazione, ovviamente, diciamo, in coordinate cartesiane, è molto comoda quando il problema è ovviamente un problema monodimensionale o bidimensionale con tre direzioni che sono ortogonali tra di loro. Per esempio, se io mi ritrovo una situazione di questo tipo, una lastra piana indefinita, va bene? Come ci aveva fatto vedere Fourier. Giusto? Fourier aveva preso una lamina e l'aveva studiata. Bene, in questo caso io che cosa ho? Che il campo di temperatura, ragazzi, è funzione solo di x, giusto? Cioè c'è un'unica direzione in cui sto cambiando, può cambiare il mio problema, giusto? Perché? Perché qua, allora qua, lungo tutta questa verticale, com'è la temperatura? È la stessa. Lungo tutta questa verticale, com'è questa temperatura? È la stessa. E se io mi ero ortogonalmente alla lavagna, resta la stessa. Quindi, come vedete, il problema ovviamente qui è un problema monodimensionale ed è di tipo cartesiano. Quindi che cosa andrò a fare in questo caso? Elimino la seconda, diciamo, e la terza relazione. Quindi ho semplicemente che Laplaciano coincide con il dt del quadro t su dx al quadrato, e quindi diventerà molto più semplice anche risolvere questo, diciamo, questo sistema.
Oppure potrei avere una situazione in cui c'è sempre una monodimensionalità, ma attenzione, perché se ho a che fare con un cingiosomo, se sto in simmetria cilindrica, le cose cominciano a diventare un po' più complesse, cioè non c'è nessuna variazione della temperatura lungo teta, va bene? Voi sapete che la simmetria cilindrica, in coordinate cilindriche, io ho tre, diciamo sempre tre gradi di libertà, però sono R, che è questo vettore qua, diciamo questa diciamo, dimensione qui, teta, questa ovviamente, e Z in quest'altra dimensione. Ora se io ho un tubo praticamente mi metto al centro, metto il centro delle coordinate, la temperatura qua sopra io non la faccio variare all'interno del tubo, non varia all'esterno, non varia lungo Z, e quindi a me conviene risolvere le coordinate cilindriche. Quindi vi ricordate com'è il Laplaciano in coordinate cilindriche? No, allora, come posso scrivere? Vi ricordate? Io ho invece di avere il dt rispetto a dx al quadrato, io ho il dt rispetto a dr, giusto? Quindi nella realtà però devo fare un po' di attenzione perché ho 1 su r, r dt su dr più 1 su r quadro dt su d quadro t su d teta quadro più d quadro t su dz quadro, va bene? Che posso anche scrivere come questo qui lo posso anche mettere come scusate, qui c'è qualcosa che ho mancato, 1 su r derivata rispetto a dr, no? Quindi che posso anche scrivere come facendo la derivata del primo, quindi primo non derivato, derivata del secondo, quindi questo qua lo porto fuori, diventa d quadro t su dr quadro più 1 su r dt su dr. Quindi poi l'avete messo in questo modo, in questa forma, non so come è stato, diciamo, che è stato espresso, diciamo, nel corso di matematica. Poi più la stessa, cosa. Beh, avete fatto diciamo, la Laplaciano in coordinate cilindriche? Qui l'avete fatto mai? Mai? No. E allora la prima volta però. Allora, quindi noi utilizzeremo queste, ovviamente, queste due diciamo, forme diciamo, di veramente che in cui esprimiamo il Laplaciano o nelle coordinate x, y, z o in coordinate r, teta, z, va bene? Secondo queste due relazioni, e fra poco le andremo ovviamente a risolvere. Prima di andare a risolvere, ovviamente dobbiamo capire un'altra cosa. Qui, ragazzi, qual è la cosa che dobbiamo capire per risolvere un'equazione differenziale? Che cosa dobbiamo, che cosa vi serve? Oltre che le equazioni ci servono certo. O nel caso di diciamo, stazionario le condizioni al contorno. Noi adesso oggi studieremo soltanto le condizioni al contorno, perché diciamo, ce le studiamo soltanto le condizioni stazionarie, le cosiddette boundary condition, no? Condizione al contorno, boundary diciamo contorno. Allora, questa condizione al contorno può essere però di diverso tipo, può essere molto semplice, va bene? Qual è la condizione più semplice, ragazzi, secondo voi? Che io che cosa devo conoscere sulla superficie esterna? Qui, che cosa devo conoscere? Basta la temperatura. Se ho fissata la temperatura, ho una condizione al contorno del primo tipo. Qui. Condizione al contorno posso mettere del primo tipo. Temperatura in posto. Ok? Quindi io che cosa ho? Ciò che per la temperatura lungo il mio contorno è praticamente nota, è uguale a una funzione di x, y, z. Beh, che fine diciamo, la ce l'ho, è quella. Cioè quant'è? 10 lungo diciamo, questo contorno, e qua per esempio è 20. Va bene, è una funzione semplicemente x.
Oppure può essere ancora del secondo tipo, che già diventa un po' più complessa la situazione. Qual è la condizione a contare del secondo tipo? Invece di conoscere la temperatura, conosco la derivata della temperatura. Cioè dico, guarda, io qua non ti so dire se è 10 o 23, ma ti so dire qual è la derivata di T rispetto, ovviamente, al DN. A me? Quindi, ovviamente, è gradiente imposto. È il gradiente di temperatura che ho imposto. Lungo, ovviamente, la superficie. Li trovate? Per esempio, una condizione tipica del, diciamo, di condizione al contorno del secondo tipo è per esempio la diabaticità. Perché qual è la diabaticità? Che cosa ci dice? Il flusso è nullo, quindi? E quindi il gradiente di T rispetto a Dn è uguale a zero. Perché il flusso quant'è? E quanto è uguale? È meno K di T su Dn. Quindi se evidentemente il flusso è nullo, e non può essere che, diciamo, la K, la conducibilità, è una proprietà non nulla, e quindi evidentemente il T su Dn è flusso va bene? Quindi ho ovviamente il gradiente, diciamo, imposto su questa cosa. Condizione particolare è ovviamente la diabaticità, ma non è solo, attenzione, anche se è uguale a 5, anche se è uguale a 10, anche se è uguale a un numero. Quindi ovviamente questo, ho bisogno della funzione xyz che mi dice qual è la derivata, diciamo, la mia funzione gradiente di T su Dn. E questa è una condizione tipica del, diciamo, che si definisce del secondo tipo. Terza condizione, già diciamo, andiamo ancora più sul complesso. Terzo tipo, ebbene, non avete neanche questo, avete una cosa leggermente più complessa, perché che cosa si dice qui? Dice, guarda, io non ti so dire qual è questo, però poiché conosco la T con infinito, cioè la temperatura molto lontana, supponete che questo, diciamo, questo tubo sia messo in, per esempio, in aria, no? Allora, in aria io non so, diciamo, e l'aria può, magari la temperatura può cambiare, questa temperatura dell'aria che ci sta, diciamo, che ci sta intorno. Allora voi come fate a dire non avete un flusso imposto x, y, z? Non lo avete, perché? Perché non avete, ovviamente, non sapete quanto è questo gradiente. Sapete soltanto, magari, avete soltanto che meno k dt su dn è uguale a che cosa? Alla h che abbiamo visto già, che cosa rappresenta la h. Vi ricordate? In condizioni di convezione, la h, se è solo scambio convettivo, perché poi lo scambio potrebbe essere ancora più complesso. Che cosa, diciamo, cosa è uguale? E funziona ovviamente la convezione forzata, naturale, rappresentava appunto la conduttanza termica. Vi ricordate? Questa H. Ebbene, questa H moltiplicato cosa? Moltiplicato la temperatura della parete meno T con infinito, ovviamente è uguale al flusso qui. Cioè quello che entra da questo lato è uguale a quello che esce dall'altro lato, giusto? Quindi nel caso in cui vi ritrovate una, diciamo, con la conoscenza della temperatura dell'aria, ma non conoscete né la temperatura né il gradiente, ma sapete che i flussi a destra e a sinistra non possono che essere uguali, perché qui non c'è alcuna generazione, avete una condizione in cui vi è noto questa, cioè potete scrivere questa equazione, ma non potete scrivere né questa né quella che abbiamo visto sopra T funzione, diciamo, bloccata. Quindi diventa ancora più, diciamo, complessa. Va bene? Perché ovviamente qui in effetti avete due incognite, la temperatura della parete che non avete e il gradiente che non avete, però avete una funzione che vi lega temperatura di parete e gradiente attraverso la T con infinito. Va bene? E quindi questa vi consente di chiudere ancora una volta la conoscenza di questa equazione differenziale e di risolverla. Quarto tipo, la più semplice, avete due domini con k diversi, per esempio qua posso avere, che ne so, qua posso avere alluminio, qua posso avere vetro, e quindi che cosa sapete? Che qui all'interno, che qui su questa superficie, magari non sapete il valore della temperatura, ma sapete che il gradiente a destra è uguale al gradiente a sinistra, cioè se entra una certa quantità di energia da qua e esce dall'altro lato, voi sapete che meno k dell'alluminio dt su dn è uguale a sinistra, è uguale a, diciamo, ovviamente meno k
detti su dentro dall'altro lato, quindi quello che entra da un lato esce dall'altro, e quindi i due, il flusso a destra con l'afflusso a sinistra, e quindi anche qui potete, diciamo, risolvere all'interno ovviamente del vostro sistema questo dominio, diciamo questa differenza, diciamo questi gradienti, che ovviamente sono a quel punto sono noti, cioè si baciano l'uno con l'altro. Quindi queste sono le quattro condizioni al contorno che voi normalmente potete avere in generale nella risoluzione di questi problemi. Noi a questo punto andremo soltanto a risolvere una tipologia, cioè andremo soltanto nel caso molto semplice di condizioni stazionarie, oggi temperatura imposta, a risolvere queste equazioni differenziali. E in particolare guarderemo, uno, la simmetria piana, quindi lastra piana indefinita, e simmetria cilindrica, quindi tubazione indefinita, cioè infinitamente. Questi sono i due studi che andremo a fare. Quindi studieremo che cosa? Il campo termico e il flusso termico, perché ci interessano entrambi, all'interno di questo dominio, utilizzando l'equazione generale della conduzione, ovviamente in forma semplificata, utilizzando soltanto la condizione al contorno del primo tipo. Quando andrete al secondo livello studierete problemi con condizioni al contorno del secondo tipo, terzo tipo, quarto tipo, non solo, magari anche in condizioni, diciamo non stazionarie, quindi dovete ovviamente anche mettere le condizioni iniziali, e quindi le cose diventeranno molto più complesse. Ma non studierete più il problema dal punto di vista analitico come lo facciamo oggi. Noi oggi troviamo la funzione matematica analitica, cioè facciamo l'integrale di questo, diciamo, di questa equazione differenziale, quindi troviamo la soluzione in forma molto molto, diciamo, ovviamente semplificata, perché il problema è monodimensionale. Quando i problemi cominciano a diventare tridimensionali, tempo varianti, allora è chiaro che non riuscirete più a studiarla con un'equazione soltanto, con una formula matematica, ma diciamo, utilizzerete queste equazioni come, diciamo, per darle in pasta dei calcolatori per risolverle numericamente, cosa molto più semplice. Voi non dovete più a questo punto fare, diciamo, questa, risolvere questa equazione, ma semplicemente direttamente il calcolatore, voi gli date le condizioni al contorno e lui vi dà il grafico delle temperature. Sarà sicuramente molto più semplice, ma non potete che dare voi queste condizioni al contorno, diciamo, al calcolatore, perché altrimenti non esce da solo, non è la soluzione. 5 più 8.